Ciao a tutti ragazzi, qui Rega che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva al Mondo. Oggi siamo qui con un video abbastanza particolare perché andremo a riprendere un metodo che, signori miei, è veramente particolare. Infatti oggi andremo a vedere se si può ancora effettivamente andare a trovare all'interno delle missioni particolari che adesso andremo a vedere, delle armi VPL. Una cosa che ho voluto riprendere, ok, rifare questo test perché molte persone me l'hanno continuato a chiedere nell'arco del tempo. Io non ho più fatto video in quel periodo e anche ultimamente me l'hanno chiesto sotto quel video, quindi oggi andremo a vedere se effettivamente funziona o meno. Se ci ricordiamo, l'unica versione che possiamo trovare all'interno di queste missioni qui, ecco, di queste armi VPL, possiamo trovarne solo in versione viola, epica, in versione blu, quindi rara, in versione verde e in versione bianca. Però quelle bianche si vanno a trovare solo ed esclusivamente in missioni veramente basse, parlando di missioni dal 28 in più, quindi in tavolaccia. Oggi andremo a vedere in una missione, ecco, non troppo bassa, andremo in una missione al massimo e andremo a vedere se riusciamo a trovare effettivamente le armi VPL. Ricordatevi che la missione che ha più più concentrazioni di queste armi sono le città fantasma. 50 like se volete altri tutorial di vecchi metodi e vediamo se funzionano, perché ho veramente una cifra di roba da vedere. Direi di partire con questa missione qui, che è una 160, 4 giocatori e, signori miei, è una città fantasma. Non è l'unica missione che ha le candele, perché dobbiamo cercare determinate candele. Innanzitutto ci sono delle candele strette e accese, e non candele spente o candele grandi, quelle non funzionano. Andiamo a metterci un eroe veloce, perché dobbiamo comunque andare a esplorare la mappa velocemente, quindi sauti fossile. Gli spot dovrò farvi anche lì una mappa, un qualcosa per farvi capire dove si trovano tutti questi spot qui con queste armi, perché purtroppo non è, ecco, non tutti sanno dove andare a cercare. Allora, ci sono determinati punti in cui ci sono per forza. Infatti, ci sono determinate strutture che vanno sottoterra, che hanno non solo, anche non solo sottoterra, che hanno candele in quantità veramente alta. Infatti adesso appena entriamo andiamo subito alla ricerca di questo primo punto. E poi c'è l'entroterra, dove ci sono strutture che poi nel tempo le riconosci quando le vedi, che hanno la possibilità di avere dentro le candele. Quindi ragazzi, adesso andiamo a vedere se effettivamente riusciamo a trovare o meno queste armi VPL. Questa qui è ad esempio una struttura che non le ha, molto confondibile con un'altra che è simile, che le ha invece. Quindi adesso andiamo alla ricerca al volo, proprio velocemente ci muoviamo, e andiamo a vedere se riusciamo a trovare delle armi VPL. Io spero di sì, da quello che comunque ho visto fino ad ora, anche per errore all'interno dell'avventura ho rotto delle candele, ho trovato delle armi VPL. Purtroppo le versioni leggendarie sono molto rare, se non impossibili da trovare. Non so ancora il motivo. Questa qui, ad esempio, è una casetta che dovrebbe avere all'interno almeno una candela. Almeno una, se non erro. Però mi sa che non c'è. Proviamo adesso ad andare ai piani di sopra, ma se non c'è già qui, vuol dire che non c'è proprio. Quindi adesso ci spostiamo ai piani di sopra. Oltre, questa qui è un'altra struttura, non ha nulla dentro, quindi guardatela bene. Questa qui non ha assolutamente dentro candele che possono dare armi VPL, quindi andiamo oltre. Perfetto, siamo andati oltre, abbiamo trovato la struttura che ci serviva. Possiamo già vedere da fuori che ci sono due tipologie di candele che vi ho detto che non vanno, grandi e spente. Vedete? Non danno assolutamente niente. Ma se ci fosse candela tipo questa, vi dà il legno almeno. Se vi dà il legno almeno, vuol dire che è giusta. Sotto ho già visto uno smasher, quindi questo è un gran problema. Andiamo a eliminare tutta sta marmaglia. Questi sono pure bomba mortale esplosiva, perfetto. Ok, questa è già una candela buona. Vedete che vi dà risorse? Vi dà risorse, quindi vuol dire che è giusto, vuol dire che è la candela corretta. Adesso eliminiamo al volo lo smasher perché questo qui ci potrebbe dare veramente tantissimi problemi. Usiamo tutte le risorse che abbiamo perché va eliminato all'istante. Perfetto, l'abbiamo bloccato. Allora, come
Continuiamo il nostro giro. Candela, niente. Candela, niente. 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 E niente. Lo gnomo, ci sono anche altre cose che possono dare risorse. Lo gnomo può dare le celle, tipo adesso non l'ha data. Le paperelle danno al 100% almeno uno di nastro adesivo, di scotch. Poi non solo. I medikit, ecco, questa è una cosa particolare. Non so se avete mai visto dei medikit che potete rompere. Ho fatto un video però a riguardo. Praticamente rompete i medikit e vi dà... vi dà il bacon. Proprio in breve, vi dà il bacon. E invece... ci sono delle statue di paglia all'interno di una missione tipo questa che danno le erbe fibrose. Ma sono tutte cose che poi nel tempo scoprite, ve lo ricordate, se vi serve una determinata risorsa. Che c'è? Qua dobbiamo stare attenti quando spariamo, perché quest'arma qui brucia tutto quello che trova sul suo cammino. Quindi potrebbe anche bruciare senza problemi le nostre candele. Qui c'è un cimitero, ma nulla di importante. Qua ci sono candele, qua ne abbiamo una. Bacon, niente. Poi andiamo oltre, ragazzi. Potrebbe esserci qualcos'altro, ma se non c'è nulla, ecco, cambiamo subito missione, ecco. Qui candela. Cazzo. E qui fuori abbiamo candela. Candela. Vabbè, ragazzi, praticamente c'è poco e niente, avete visto. Però abbiamo fatto un po' di... fatto un po' di ordine. Se non c'è altro, ovviamente, si cambia missione. Però dovete esserne sicuri voi. Adesso, ad esempio, qua ci sono altre strutture. Potrebbe esserci qualcosa che ci serve. Però le guardo al volo, non riconosco nulla che possa servirmi. Forse sì, forse ci siamo. Niente. Niente. Comunque entriamo dentro. C'è un'altra candela. Qua un'altra. Qua è bello pieno. Vedete che danno risorse. Queste candele sono strane per questo motivo, perché danno risorse. Questa è bloccata lì dentro. Minchia, ragazzi, qua dentro è pieno. Qua dentro è proprio pieno. Quindi dobbiamo stare attenti a rompere le cose. Qua dobbiamo stare veramente attenti a rompere le cose, perché sotto a tutta sta roba è pieno di candele. Buttiamo giù sta cagata. Pure questa. Qua c'è una TV. Ok. Questo evitiamo di romperlo, se no scoppia tutto. Vediamo un po' cosa troviamo. Niente. Niente, ragazzi. Abbiamo trovato proprio il posto migliore. Questo qua è buono. Era pieno, pieno, pieno. Niente, non funziona. Si va a cambiare missione. Quindi si esce. Dentro ce n'è. Quella di solito si va a trovare, cioè si va in missioni tipo quella dove c'è solo una struttura, quando cerchi candele che danno armi bianche VPL. Ma non è il mio caso, quindi andiamo in missioni alte. Che non è mai capitato, non mi è mai capitato di andare a trovare armi leggendarie, mai. Le ho solo viste in mano, ma mai trovate. Andiamo sempre con Sauti, che almeno ci muoviamo velocemente. Cioè, nel senso, vi consiglio di andare in giro con uno straniero e non andare in giro con un ninja che salta e base. Andate con lo straniero, avete l'abilità, eliminate i mostri con le abilità, così evitate di rompere anche qualsiasi cosa che potrebbe esservi utile. Andiamo a cercare subito, prima cosa che si fa, il giro completo della mappa, così almeno si iniziano anche a vedere da fuori le cose, le strutture interne, si capisce se bisogna già uscire o meno. Ok, abbiamo già trovato la struttura buona, inquadratela già, questa è buona, perché ha almeno, mi sembra, 5 candele, una roba del genere. Qua ce n'è una. Cazzo. Qua ce n'è un'altra. Cazzo. Un'altra. Bacon. Questa. 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 Ah, anche quelle strutture, quelle cagate lì che ho appena rotto, quei tavolini con sulla candela accesa, possono dare la VPL. Perché c'è su una di quelle candele che è accesa. Qua dentro forse ci abbiamo qualcosa. Candela sbagliata, no, non va bene. Vedete com'è? Queste qui sono sbagliate, non vanno bene.
qua non vedo nulla di particolare. Questa qua è una struttura che non avevo neanche mai visto. Provato. Che avevo già visto che non era molto buona. Dobbiamo ancora trovare la struttura, quella. Eccola qua, trovata. Se non serve neanche che parlo. Abbiamo appena trovata. Questa è diversa però rispetto a quella di prima. Questa ne ha veramente tante, mi sembra, di candele. Tantissime. Partendo già da sotto, mi sembra. Sì, dal piano sotto, da qua. Perfetto, iniziamo. Una. Ups. Due. Almeno voglio farvi vedere che si riescono a trovare ste armi, perché anche l'altro video ve l'ho fatto vedere. Speriamo di non trovare mostri. Qua abbiamo già trovato due candele. Qua sotto ce n'è un'altra barca. Dovete andare sotto sotto. Anche questo qua è un easter egg, ragazzi. Se lo toccate, vedete, tipo un... fa jumpscare, ma fa cagare in realtà. Oh, minchia, sembrava un'arma. Ho trovato un cristallo di raggio solare e una candela, ma dai. Qua c'è un'altra. Chest. Qua è pieno di roba buona anche. Vi può essere veramente utile come zona. Niente, ragazzi. Pensavo invece. Dobbiamo tornare su al volo anche. Torniamo su al volo. E andiamo a cercare. A cercare di nuovo, però in entroterra adesso. Forse riusciamo a trovare qualcosa. Forse qui. Forse sì, forse no. Ma io già, ecco, una candela. Ho dato un cazzo. Qua ci sono i cessi. Usciamo subito da sta cagata. Qua c'è un cimitero. Qui c'è una galera. Qui c'è un'altra struttura buona. Candelina. Candelina. Andiamo sopra. Qua ce ne dovrebbe essere altre. Sì. Niente. Qua niente. Cioè vedete, dovete setacciare proprio la zona. Qua zero mi sembra. Qua c'è una TV. Forse qua c'è un tavolino, se non mi ricordo male. No, vabbè. Ma dai, una scaiabuia. Ma può dar due di scaiabuia una candela? Però capite, cioè non è normale che vi dia queste cose. È quello che voglio farvi capire. Non è assolutamente normale. Quindi se trovate delle armi VPL così, è per questo motivo. Eccola qua la chiesa. Partiamo subito da entrare, vedete? Ne abbiamo una, due, tre, quattro. Vedete, tre, quattro, cinque, sei. Sei candele. Iniziamo a spaccare tutto. Ragazzi, sta diventando sempre più difficile del solito trovare quello che si vuole, eh? Vedete? Proprio niente. Però, vedete? Vi ho fatto vedere i posti adesso. Ve li ho fatti vedere anche bene, così almeno li potete riconoscere se... dovete fare delle missioni da soli e vi trovate una missione del genere, vi ricordate, ah, ma qua dentro si trovano queste determinate cose. Boh, io qua non vedo altro di buono. Adesso entro qua in questa casa qui, ma non vedo nulla di buono. Comunque adesso avete capito di cosa stiamo parlando. Adesso successivamente vi lascio una clip appena trovo l'arma per farvi capire di che armi sto parlando, che forse non tutti hanno capito. Quindi ragazzi, buona visione della clip.